Vieni qua. Guardami in faccia. Non c'avevo il cellulare, ma stamattina mi ha visto pure che lo prendevano. Mi stai dando del lei? Mi hai visto pure che lo prendevano. E poi l'hai preso e l'hai rimesso giù, poi hai fatto tutto tu. Allora, parliamo... Ma stamattina... Stamattina non c'entra niente, iniziamo... Ordinata... Sei sudato. E fa freddo. Per questo motivo qui? Sì. Sì. Cristian? Ciupa. Guardami in faccia. Ma ti fai la doccia? Alessandro? Ti sembra che sto scherzando adesso? No, sono fatto l'idiota. Cosa hai fatto? Io mi ho dimenticato di dare il telefono. Hai tenuto il telefono questa notte? Sì. Il problema non è solo questo, Alessandro. Intanto, vieni qui vicino. Hai giocato? Hai corso? Sei sudato? Sudi. Sudi? No. Ma ti lavi? Sì. Quante volte al giorno? Una. Una sola? No, vabbè. Quante volte fai la doccia? Due, perché... Due? Dopo mangiare, poi dopo... Dopo mangiare? Io non vieni qua e non iniziare subito con le premesse. Sei sudato intanto. Sì. Cosa hai fatto? Ho giocato. A cosa? A calcio. A calcio tu? Sì. Puzzi. Cosa? Puzzi. Puzzi. Ma la fai la doccia? Sì. Quante volte al giorno? Quando una volta al giorno. Una volta al giorno? Mi è arrivata voce che hai usato il telefonino a un orario in cui non si poteva usare per messaggiare con qualche ragazza del piano di sopra. Chi? Te lo vado a prendere o vado a vedere? No, aspetta. Allora, le ipotesi sono: o mi stai dicendo una bugia, oppure c'è qualcosa, perché ci sono degli inciucci in colonia tra te, delle storielle tra te e qualche ragazza, vero? Sì. Ammettilo. Sì, sì, lo ammetto. Hai tenuto il cellulare questa notte. Ti dico che non l'ho tenuto. Hai dato appuntamento a una ragazza per andare a vedere l'alba insieme. No, non con... No, no. Non con una ragazza? Con chi sei andato a vedere l'alba? Ma ti pare no. No, stanotte mi sono addormentato presto. Di la verità! No, guarda che sono serio. Ieri non... Sei serio che stai ridendo? No, oggi sono... No, mi sono addormentato presto. Qua. Al sole? È il sole? Sì. È il sole. Anch'io sto al sole, ma profumo di immenso. Questa notte con il cellulare cosa hai fatto? Niente. Di la verità. Niente. Di la... Niente. Di la niente? No, non ho fatto niente. Di la... Verità. Oh. Non ho fatto niente. Hai mandato un messaggio a una ragazza. No. L'hai invitata nella camera a vedere l'alba con te. No. Dall'alba al tramonto. No, Guido, non sono stato io. Te lo giuro, ho dormito stanotte. Te lo giuro. Alessandro? No, Bruno. Dalla... Bruno? Guido. Bruno, a me? No. Storie importanti? No. Come no? Divertenti? Sì. In che senso divertenti? Tu perché ti fai lo shampoo? Sì. Oh. Vieni qua. Cosa vuol dire storia divertente? Stare con lei, giocare, così. Giocare? No, non giocare nel senso... Quale senso? No, nel senso giocare, non so, a palla, così. A palla? Ah, tu giochi a palla. E sei romantico? Sì. A palla. Quindi... Hai tenuto il telefonino? No. E hai messaggiato con la palla? Cioè con la palla, con la ragazza della palla? No. Sì, sul tuo cellulare mi è stato fatto vedere un SMS inviato da te. Cristian, sei tu a qua? A che ora? Stanotte. A una ragazza del piano di sopra, che evidentemente un po' ti piace, e l'hai invitata a messaggiare. Non è vero, eh. C'è qualche ragazza che ti piace qui, sì o no? Di la verità. No. No. La verità. Forse. No. Tira giù la mano. Ma va. No, non le conosco. Ma non è che devi conoscerle. Ce n'è qualcuna. Tu ne sei mai innamorato nella tua vita? No. No. Facciamo conto di una cosa, Cri. Facciamo conto che... Tu come scriveresti, così vediamo se è uguale a quello che abbiamo letto sul tuo cellulare, un messaggio di invito a una ragazza. Facciamo finta che la ragazza sia io. Chiamami.
Mi sono confuso. Confuso con chi? Chi è questo Bruno? È un mio amico. Un tuo amico? Della tua età? No. Di quanti anni? Elevata. Vorresti dire che io ho un'elevata età? No. Hai peggiorato la situazione notevolmente. Mi hai chiamato Bruno e mi hai detto che è un tuo amico di elevata età. Quindi ma vorresti... 30 anni. Quanti? Ma poi 32. Ma anch'io ne ho 30, vorresti dire che 30 è di elevata età? No, ma non, sì, di, non di 10, io ho 12. Ho capito, ma è elevata età a un 30. In confronto alla mia non è un po' alta, Ma non ti sto dando il vecchio. Ascolta, ascolta. I vecchi sono dagli 80 in su. Anziani. Anziani. Io sono? Giovane. Tu preferisci l'alba o la palla? L'alba. L'alba. E quindi stamattina l'hai invitata romanticamente a vedere l'alba. Ma dove? Sul terrazzo. Io non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Ma poi chi? Come chi? La ragazza? E chi è che è? E chi è? Dimmelo tu. E allora io ho... Quante ne hai di amiche? Comincia con l'elenco. Allora, Anna, quella Bruni. E Daisy. E basta. Ah, solo due? No. Cioè fai un po' con una, un po' con... Cioè una giochi a palla e l'altra la porti a vedere l'alba. No. No, poi amiche, magari parlare così, ce ne ho tante, però io non ho... Porcellino. Guiduccia, vuoi uscire? C'è il punto. Con questo entusiasmo qua lei scappa, però. E comunque io sono arrabbiato perché tu hai scritto così, a una certa non Marta. Non l'ho scritto. A una certa Marta hai scritto. Ma non cara Marta, hai scritto proprio Marta, virgola, vuoi uscire a vedere l'alba con me? Di la verità. E poi l'alba dove? Sul terrazzo dove? Ma ci sono solo maschi. Hai fatto entrare la ragazza mentre... Allora non è la colpa anche a lei che è entrata. Ma se tu l'hai... Certo, con lei ci parlo. Ma sei tu che l'hai chiamata. Sei tu che l'hai invitata. Ma che ragazza, ma va. Ah no, mi sono addormentato tu presto oggi. Mezzanotte. Poi a un certo punto evidentemente ti sei svegliato verso le 4 del mattino e l'hai invitata tramite il cellulare che hai tenuto nonostante noi ti abbiamo proibito di tenere il cellulare di notte. Facciamo un esperimento. Sperimentiamo. Fammi sentire cosa scriveresti nell'ipotesi che avrei fatto a una ragazza per chiamarla. Facciamo invitarla a vedere l'alba. Facciamo finta che la ragazza sono io. Chiamami. Scrivi il messaggio. Chiamami. Non per so perché lo fa mai fatto. Prova, prova. Cosa scriveresti a una ragazza per dimostrarle che sei innamorato di lei? Se io fossi la ragazza, cosa diresti? Cara? No, io non direi cara. Io direi... Chiamami. Di nome. Marta, così, una casa. Io non mi chiamo Marta. Ehi, Guido. No, ma Guido è maschio. Allora, ehi. Anna. No, Guida. Guida. Ehi, Guida. No, ma sta male, ehi, Guida. Guiduccia. Ehi, Guiduccia. Dillo meglio, ehi. Ehi, Guiduccia. Guiduccia. No, perché così... Sì. Ti piacerebbe verso le 5 del mattino venire a vedere con me l'alba? Ah. Posso vedere il messaggio? Posso? Sì, vieni qua. Vuoi vedere il messaggio veramente? Guardali. Dove? No, dall'altra parte, girati, di qua. Girati che lo trovi, vieni qua vicino a me, girati. Guarda il messaggio! Dove? Come dove? Vieni qua. Dov'è il messaggio? Guarda lì. No! E no. Ciao! No! No, senti. Io ho una prova. Che prova? C'era la prova. Quale? Guarda dietro. No, non lì, dall'altra parte, di qua. Di qua. Cerca sta prova. Vieni qua. Cerca la prova. Io al femminile sono? È Guiduccia. Guiduccia. Tu al femminile sei? Cristiano? Cristiano. Cristianuccia. Cristianuccia. Vieni qua, Cristianuccia. Abbassati. Vuoi vedere la prova? No, non così. Cosa guardi lì? Guarda qua. No, anzi, là. Lì. Fai ciao. Cos'è quella? No, ma aspetta. Ah, adesso ho capito. Ciao. Cara. Chiamami. Giovanni. No, io mi chiamo Giovanna. Chiama me. Cara. Caro Guido. No, caro Guido è un maschio. Scu, vieni qui, non c'è da ridere. Cara. Guiduccia. Guiduccia. Sì. Sì. Vorresti venire con me? Per vedere l'alba. Punto di? Domanda. Uguale, il tuo messaggio. Solo che al posto di Guiduccia c'era Marta. Chi è Marta? Non la conosco. Voglio chiedere. A chi è Marta? Vedi che allora la conosci. Vado a chiedere a Marta. Ma non so chi è. Sì, lo sai. Ho la prova. Vuoi vedere la prova? Sì. Vieni qua. È là la prova, girati.
Non dirà scusa da questa parte. Cerca la prova. Vieni qua, abbassati. Dammi un abbraccio, dai, tanto, vieni, dammi un abbraccio, che siamo amici, vieni qua. È una prova. Tu non mi diresti mai. Io? Secondo te? No. No. Vabbè, ma... No, no, ma vabbè. Non sono stato io. Guarda lì. Fai ciao.